Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con House Flipper 2. Signori, riprendiamo dal giardino della nostra casupola. Ancora in condizioni abbastanza discretamente pietose. Però dai, ci stiamo lavorando, ma pian pianino, a tempo perso. Perché poi il nostro lavoro è questo qui, quello di andare a spippolare le case altrui in realtà. E andiamo a vedere un pochino, signori, perché come detto mi piace continuare ancora qui in modo tale, prima di tutto, che possiamo andare a sbloccare le case che poi eventualmente possiamo anche acquistare. Ma al momento mi sto sfiziando tanto a fare quello che ci chiedono sostanzialmente i nostri concittadini. Perché poi si tratta tutti di concittadini, chi sta al mare, chi sta in montagna. E io proseguirei con Coral Forest, Coral Root Forest qui in montagna, dove sono case di un certo livello. Guarda questa che si è comprata un bunker, ma che è? Sembra di sì, però, apparentemente. Comunque, gentile signor Pesi, scrivo per conto di Accenso, lo studio di architettura. Abbiamo realizzato molti progetti di successo nella regione di Pinnacov. Sfortunatamente, durante la finalizzazione dell'ultimo, abbiamo incontrato alcune difficoltà. Il nostro cliente ha chiesto alcune modifiche al progetto iniziale della casa, che il nostro team ha fornito volentieri. Tuttavia, l'appaltatore ha assunto non ha completato i lavori, lasciandoci con un intero interno completato parzialmente e telai delle porte al posto di alcune delle finestre pianificate a causa di un errore dell'ordine. Avevo sentito parlare pareri favorevoli su di te. Ho deciso di affidarti il completamento della ristrutturazione. Spero che la qualità del tuo lavoro corrisponda davvero agli standard Accenso. Attenzione, qui ci chiamano le grandi imprese. Tanto abbiate pazienza, qui siamo raffreddati, siamo in una situazione un po' critica, ma ciò non ci ferma dal ristrutturare case. Attenzione, perché siamo qui per far felici i clienti che apparentemente sempre nello stesso vialetto fanno anche delle costruzioni piuttosto moderne, diciamo, molto moderne. Molto cementosa questa casa, però va bene. Allora, qui c'è un problema di sporco e va bene, possiamo già subito... Tu dimmi che con l'aspirapolvere io devo andare a piegare foglie fuori da casa, ma va bene, per carità. Non... siamo qui a lamentarci del fogliame con il nostro aspirapolvere viola, signori. Siamo pronti a ripulire anche i vialetti. Per ogni... Niente, io qua sbaglio sempre, invece di spruzzare vado a accendere la torcia, mi viene da premere F più che R, quindi... Allora, qua fuori c'era solo da far questo, poi, attenzione, dobbiamo eliminare questi e mettere quelli per le porte, qui credo che dobbiamo mettere le finestre, e qua, a parte un procione che entra in casa, dobbiamo eliminare quelle cose, non ho capito... No, sembra come che abbiano lasciato delle cose qui fuori da togliere, ma apparentemente no. Forse dentro dobbiamo eliminare... Vediamo. Eccola, la signora. Dimmi. Good morning. Gladys Thorne speaking. I'm calling to make sure you understand. Ma c'è un problema. Il procione... Your job's pretty straightforward. Install the windows and take care of two unfinished rooms. One sì, ma... is a new guest bedroom on the second floor. The other is the office we want you to turn into a recreation room. And there's Aia. Also the mess caused by the former crew's incompetence. Sì, però... Cleaning up is also part of your task. Ma che hanno combinato? First of all, when the door frames showed up instead of windows, they installed them without a second thought. And then their way of securing the openings turned out to be insufficient. Definitely not smart enough to keep away the local wildlife. Sì, abbiamo notato. As I found out recently, because I doubt a badger took the TV on its way out. Fortunately, one of our clients' wishes was to remove all electronics. Ah, ok, the quindi. Way it happened was far from ideal. Come mai niente elettronico così per curioso per farci cazzo in want to be reminded of his job. Initially this place was supposed to be his private office, but now he wants to have a vacation home instead. And since it's located in the forest, he sees it as an opportunity to reduce screen time. Che lavoro at fa? Accenso, così. We pride ourselves on granting our clients' wishes, as well as maintaining their confidentiality. Okay, va, so that's ci all sta. I can tell you about his motivations. Ma qualcuno si è mangiato pure la pizza. And it should be more than enough for you to do your job well. Good luck, and have a good day. Va bene, e niente, non ha gradito che ci stavano a fare i cazzi loro. Vabbè, pure per noi era un po' strana come cosa, però... Sa com'è? E dopo aver visto tutto sto bordello, eravamo curiosi di capire
Mamma mia però, ma se può fa così. Ma il procione è stato veramente aggressivissimo, possiamo dirlo? Cioè, mo non vorrei di niente, ma... Allora, aspetta che qua, immagino che... Quello, te lo lascio là. Allora, facciamo una cosa, scusa, posso chiudere questi che... Non credo che il procione abbia comunque aperto i cosi, però... Questa era un'opera d'arte. Sì, apparentemente sì. Te la metto. Non lo so, dove la metto? Questo te lo rimetto qua. Vabbè, penso che qualcosa vada tolto, però. Facciamo. Io questi te li metto a posto qua, eh. Poi ve li riordinate voi. Sempre che vogliate tenerli. Io penso di no in realtà, però infatti. Ah no, qua bisogna vendere tutto, dai. Ci sta, ci sta. Allora, qua togliamo questi che poi me li chiude in modo abusivissimo. Togliamo anche le tracce che c'erano loro, non vogliono si sappia evidentemente. E insomma, questo te lo ripiazzo qua. Qui chiudiamo. E la sedia te la rimetto a posto. Questo qua. Questa qua. Se lo mettiamo così. E iniziamo a dare una pulita che effettivamente... Beh, allora, che sia passato un procione, su questo non ci piove. È stato un bel procionone che comunque qualche danno l'ha fatto. Poi evidentemente qualcun altro si è insinuato, perché come ha detto pure la signora, insomma, la televisione, soppiati, hanno aperto i mobili, quindi non credo che il procione si sia impegnato più di tanto ad aprire i mobili. Qua il divano, sì, si pulisce così dopo che un procione... Ci si è fatto le unghie, io non credo proprio, ma in questo mondo spettacolarmente fantastico dal punto di vista delle pulizie, della facilità di fare le pulizie, va benissimo, eh. Allora, questa te la metto qua, questo te lo chiudo e questa io non so dov'era, cos'era, però te la lascio qua, poi te la vedi tu. C'era un'altra lettera che avevo visto che possiamo eliminare. Allora, vediamo qua. Calcestruzzo pietra, però per il resto aspira. Ci sono ancora tre macchie, però non so... cioè, non credo siano... Forse queste mi considera... No, però queste dovrebbero essere dell'esterno in realtà, però... Facciamo che nel mentre puliamo pure queste. Che poi io... Madonna, qua sotto è uno schifo. Vabbè, non avete fatto niente voi però, diciamocelo, signori. Cioè, possiamo star qui a gigioneggiare quanto volete, ma non avete fatto niente se non danni. Aspetta, questo era da legge? Modifica il cablaggio. Allora, un interruttore alla luce può controllare tutte le lampade che desidera. Per terminare la modifica, questo gruppo tiene premuto il tasto destro. Ok, suggerimento premi R per rimuovere un elemento dal gruppo. Ah, se ne tolgo uno, toglie tutto. Vabbè. Prima di eliminare le finestre, lo facciamo alla fine, se no non possiamo più uscire. Ok. Beh, diciamo che stava messa veramente male sta casa, eh. Cioè, se era nuova, era praticamente già da... Non dico da demolì, ma poco ci manca. Boh, perché noi siamo dei pro che riusciamo a dare una bella pulitina così, perché sennò... Sarebbe stato molto più...
elaborato il tutto, direi. Comunque, va bene. Allora, qua mi sta... Ah, ok. Vabbè, diamo una ripulita pure a terra, poi riusciamo fuori e continuiamo a ripulire fuori. Tanto qua c'è parecchio da fare in questa casupola, eh. Solo che queste case, essendo così grosse, te rischi pure di dimenticare cosa... Allora, facciamo una cosa. Intanto rimettiamo... Vabbè, me lo metto un attimo così, giusto per... Magari buttarla bene l'immondizia sarebbe più comodo. Ok, vabbè, i nostri sacchi della spazzatura sono molto capienti dopo che abbiamo fatto i vari upgrade, quindi... Puliamo pure qua, così almeno qui abbiamo terminato. In linea teorica, C'è una macchia ancora. Eccola qui, c'è una zampetta. Anche qui. Quindi qua abbiamo finito. Qua torniamo che dobbiamo... Vabbè, a parte... Diciamo che prima puliamo, poi vediamo di completare quello che ci chiedono. Ok, allora. Andiamo anche qua dentro. Qua dentro forse ce la caviamo, attenzione, bravi tutti. Mentre qua abbiamo visto che dobbiamo mettere quello, gli scatoloni lo facciamo dopo. Dobbiamo, vabbè, vendere sti cosi e lo facciamo, direi, anche... Adesso ci richiude completamente all'interno, ma va bene. Perfetto, tanto poi andiamo qua e facciamo 7 di queste, ne vuole. C'è una macchia ancora da togliere, aspetta. Eccola qua, che non si vedeva minimamente, quindi. Giusto? Macchie dovremmo averle tolte. Poi, 7 finestre. Io scelgo quelle che mi dà lui, Perché in realtà di solito dovrebbe darcele giuste. Ed effettivamente queste si sposano un pochino con lo stile della casa, se dobbiamo dirla tutta. Quindi, sì, ci sto... Oh, merda. Non, sicuramente non andava là quella. C'era partito un attimo il... Ok, va bene, allora... Poi. Buole. Questo, vediamo come possiamo metterci. Vabbè, sicuramente direi di mettere il divano. Oddio, però sai che non lo so. Nel senso... Forse il divano si potrebbe mettere anche... Così è troppo distante. Che altra roba ci vuoi mettere, allora? Allora, un tavolo da biliardo lo mettiamo qua. Facciamo così, dai. Spezziamo la zona in questo modo. No, sbagliato. Fammi prima spostare questi scatoloni, poi sistemiamo le cose che ci stanno dentro, se eventualmente me le lancia da qualche parte. Allora, meno che così. Forse invece vicino. Allora, ci dovrebbe stare spazio per battere con la stecca, e qui non c'è, e neanche lì. Però siccome a noi obiettivamente ci interessa questa cosa, io credo di no. O no? Oppure mettiamo... Però il tavolo qua sarebbe brutto appena scesi le scale, o no? Messo... Poi, oh, per carità, scantinatino, non lo so. Perché più che altro ci sarebbe questo scaffale. Ma volevano pure la TV, no? No, in realtà no. Quindi tutto sommato si potrebbe anche fare... Così... Modalità baretto. Tappetone. Quante casse vuoi? Due.
Ok. Ci sta. Questo è scaffale. Poi spostiamo il tavolo, non tu vorrei. Vaso per piante, lo puoi mettere qui sotto. Questo ce lo piazzi qua. E mazze metti così, poi scelgono loro. E una luce. La luce in realtà sta bene qua, forse. Vabbè, dai. Tutto sommato. E poi dobbiamo disimballare i scatoloni. Vediamo che roba c'era dentro, così almeno. Ah, le... ok. Questo lo potranno fare pure loro, eh. Non gliele metto a rombo, signori. Si arrangiano loro. Questo penso sia già scontato come cosa. Mi pare il caso che... gli metto a posto le palline. Va bene tutto, ma... non esageriamo. Ah, giochi scatola. E... ok. Libri li puoi mettere uno sull'altro. Non è bello metterli così, ma... si organizzano loro. Un cubo di Rubik là. Questo... zona audio ci sta, ma sta bene anche qui. Questo... va benissimo qui. Qualunque cosa sia. Oh, dai, la stanzetta è fatta, dai. A posto così. Qua il bagno era giusto. Qua si usciva al garage e va bene. Ora, risaliamo, poi riusciamo per ripulire là. Allora, in realtà mi ha detto... vabbè, le luci dovrebbero funzionare, no? Sì, bello, bello. Dai, ci può piacere. Questo immagino che lo rivuoi appizzato qua. Porco due, qua hanno fatto uno schifo comunque. Oltre al fatto che sono venuti a derubare tutto, però. Allora, qua dentro in realtà non ci sarebbe da fare niente, forse. No, solo da mettere in ordine. Vabbè, signori, non ci stiamo. Lo so che non è di nostra competenza, però, mo che fai? Io lo lascio così. Dove siamo giusti e precisi. O era la penna di quest'altro. Vabbè, sti cazzi, non ci lo metti. Cassettino. Questi t'arrangi tu, poi te li metti dove vuoi. Sì, dai, qua si arrangiano. Qua insomma. Allora, vediamo qua, pure qua dentro. Qua dentro era semplicemente da rimettere un po' in ordine. Ok. Allora, vediamo il balconcino. Perfetto, preciso. Aspetta che qua... questa pianta non so dove stava, ma va bene. Qua, vabbè, dobbiamo mettere cose. C'è ancora spazzatura. Però perché mi sta calcolando questo, scommetto. Ok, poi là vediamo. Capiamo un attimino, anche perché... è una casa anche abbastanza grande, quindi rischiamo pure di perderci.
E ci dimentichiamo di fare cose, ma... vabbè, pure sotto dobbiamo proseguire. Porco due, aspetta un attimo. Allora, momento, signor, momento. Ci stiamo lavorando, perché qua... allora, aspetta, perché... mo' la devo buttare al garage, questa. Il secchio ce l'avevano là. Ok. Vabbè, però bella, mo, per quanto non sia il mio stile come casa, però... tutto sommato... ma se ce la regalano accettiamo dai. Possiamo sacrificarci e sorvolare su alcuni aspetti che non sono nel nostro, o no? Dai, ci sta. Allora, quindi qua abbiamo fatto. Qua rientriamo nel acquistare questa e vendere questa, che immagino sia questa qua, ok. Vabbè, facciamo direttamente così. Perfetto, giusto? Yes. Poi qua dentro dobbiamo vendere i telecomandi, giustamente, se non gli serviva la televisione, che ti tiene a fa. Ci sono ancora 3 macchie, però, Dove stanno queste macchie maledette? Eccole qua. Macchie, eccola. E 4 di spazzatura. Dove cazzo stanno i 4 di spazzatura? Ah, forse mi tiene questo in considerazione, non lo so. Finitura superfici, annoiato da pitturare, puoi anche utilizzare pannelli, carta da parate o piastrelle, va bene. E facciamo... dimmi te, questi proprio hanno lasciato tutto così a caso, comunque. Via via, ripuliamo. Poi ci... che tra l'altro il budget è anche piuttosto importante, quello di questa ristrutturazione, giustamente. Questo cos'era? Pitturare, vabbè, mi stia a ridare le cose in base che noi sappiamo. Mi scusi, va bene tutto, ma... ok. Ma pure questa, vedi? E poi togliamo queste e ci muriamo dentro. Bravi tutti. Ok. Tiè. Aspirapolverata. E almeno togliamo pure un po' di macchietta. Perfetto, quindi qui dentro in linea teorica le cose le abbiamo fatte, a parte pitturare, rifinire. Partiamo con queste. Così almeno 2 e 3. Porta. Eccola qua. Poi pittura. Vuole questa parete e quest'altra, ok. Andiamo a selezionare il tutto e vai di spennellation. Ok. Tac. Stessa cosa anche qui. Lo spazio è un po' più risicato, ma infatti qua non ci passa. Vabbè, vediamo se qua
col mega pennellone ci riusciamo. Ci abbiamo il mega pennellone, che fai, non usi. E qua, qua è il mega pennellino, per forza. Non ci passa, non ci passa. Allora. Allora qua cerchiamo di non... non vomitare con la prospettiva della spennellata sul naso. Oh, ecco, qua è un po' più problematico che... partita la telecamera in modo abusivo. Ok. Allora, un altro po' di vernicina. Ok. Perfetto, quindi verniciatura fatta apparentemente, no? Quindi abbiamo solo da rifinire le superfici. Vediamo con i pannelli in quercia, che immagino li voglia a terra e sui muri. Forse quell'altra era se volevi fare un qualcosa in più. Vediamo se li faccio il marmo. Ah, ok. Penso che il marmo, se vuoi fare una parete... dai, ma... tanto per, se ce l'ha messo significa che ci ha dato l'opzione che possiamo scegliere. Io non lo preferisco, naturalmente avrei fatto tutto in legno. Però siccome c'era anche quell'altra stanza con questi rimandi a questo stesso marmo, evidentemente al proprietario piace. Quindi noi siamo qui per compiacere il proprietario. Però basta. Questo va bene tutto, ma senza esagerare. Mentre questo qui lo andiamo a piazzare, vabbè, qua a terra prima di tutto, che completiamo il parchettino. Siamo usciti fuori? No. Diciamo di no. Guarda il capello qua. Parchettizziamo tutto, compresa poi la paretona, che completare l'incarico. Qui l'incarico lo completiamo quando le stelle sono tutte. E che facciamo? Gli incarichi così abusivi. Noi siamo qui per divertirci nel Tetris in questo caso. Ok. Ok, quindi linea teorica qua dentro, ste cose diciamo le abbiamo fatte. Ora, che ci vuole fare quindi una camera da letto? Beh, allora tutto sommato... no, allora dovevamo fare questa dall'altro lato per la testiera del letto, tipo, perché la testiera qua la mettiamo, se no come cazzo fai? Magari lasciamo un po' di spazio più in là. Anche se spazio apparentemente ce n'è, questi sono i comodini apparentemente. Uno e due. Lampade. Ah, ok, non pensavo le mettesse rosa. Magari anche meno. L'orologio. Qua proprio sulla porta. Poi l'armadio. L'armadio lo metti qua. Con lo specchio. Qua. Ah no, però questa è la poltroncina della scrivania. La scrivania mettila qua. No, più che altro... vabbè, sì, dai. Questi cazzi. No.
Scusate, ma... Non mi piace questa sistemazione, però la scrivania là se poteva fa. Perché poi con la sedia vado a occupare anche troppo spazio, quindi... Non si sarebbe più potuta aprire la porta. Scusa. Questo lo piazzi qua. Questo... Tanto mi sa che un'altra cosa ci voglio una appiccica, no? Questo lampadario. Non so se sia il centro, ma... Questo, qualunque cosa sia... Lo piazzo qua. E allora questo lo possiamo mettere al centro. Ok. E... Perfetto. Quelle si accendono da sole, immagino, no? Cioè, nel senso... sì. Fatto, no? Perfetto. Usciamo da qui. Ora, completiamo qui che dobbiamo fare... Dobbiamo rifinire quella superficie che tanto vale che la... Vabbè, la facciamo come questa, se no... Parche a te. Ah, cazzarola. Ma... Sì, mi dice che potrei rifinirlo anche in quel modo, la parte qua, ma direi di no. Scusa, che fa metà muro in un modo e metà in un altro. Abbia pazienza. Hai voluto questo e tu lo tieni. Hai voluto cementare? Cementati. Stile che... Non mi piace, ma se ti piace a te, te lo becchi. Aspetta. No, quel pezzo lo lasciamo così. Quindi apparentemente qua pure abbiamo fatto. Questo riprendiamo tanto poi. E ci manca qua l'arredamento e le finestre. Allora... Spazzatura. Io non riesco a capire. Che cazzo devi buttare qua? Io non lo so. Qua no. È qua dentro. Ma... O io non riesco a capire dove cazzo sta sta spazzatura qua, eh. Che cazzo è, mo? Eccola. Ma non si vedeva minimamente. E poi è una. O no? Ah no, era quella che valeva di più. Era 92 prima, sono 96. Boh. Allora, vuoi 5 di queste? Ah, vuoi proprio fare mega finestra party? Sono giuste, stavo a mettere. Saranno troppe. Vedo un cazzo con la pianta, ma... Infatti ho fatto uno schifo. Fanculo. Ok. E niente, signore, devo togliere sta pianta del cazzo perché... Ma dimmi tu, noi cerchiamo di fare costruzioni con il minimo disagio possibile. Disagio per noi. Non per i proprietari, naturalmente. I proprietari non ce ne frega niente. Tre di queste dovremmo mettere sopra, come è giusto che sia. Sia mai che non entra la luce. Tiè. No, però dai, ci sta. Questo vuole stare a mezzo alla natura, giustamente. È giusto buttarcelo in pieno. Questa te la metto qua sopra, poi... Se te la vuoi appendere da un'altra parte, te la appendi da un'altra parte. Questa...
Se la metto qua. Queste due sedie credo le voglia qua, no? Che sta spaiato. Apro sto tavolino così che si siede a capotavola. Ginocchiate. E poi ti ci metto queste. Sono incastrato malissimo. Allora, le poltrone. Beh, allora dobbiamo fare così. Così, sti cazzo, no, se non si apre niente qua. Questa pianta la puoi mettere anche qua. Questo metti più dritto. Poi, vabbè, queste cose le possono aggiustare pure loro, eh. Poi dobbiamo rifinire la superficie. Vuole togliere il marmone. Però forse non gli piaceva così tanto. Cos'altro? 96 erano quelle? Finito? Pare di sì. Bravi tutti. Ok. Vabbè, dai. No, non lo so. Sala è da rivedere. Però l'importante è che ci pagano e che sono soddisfatti loro. Poi per il resto a noi ci interessa ben poco, no? Scusate. Bene, bene, signori. Allora, abbiamo accumulato un po' di moneta. Noi lavoretti qua ce li abbiamo ancora. I nostri non ci hanno più scritto mai nella vita. Sono scomparsi, proprio scappati. Abbiamo ancora uno e uno. Poi vedremo perché questi lavoretti penso che aumenteranno anche. Ma poi che fa? Non c'è sta una zona di campagna? Non lo so, lo vedremo nei prossimi appuntamenti. Ragazzi, voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare sempre il canale. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Taleale. Fa cambiare, eh?